ragazzi, per questa serata di Tribuna Beat viene a raccontarci le solite storie Lina Volonghi. Carini. Signora, avanti, parli. Oi, dico, bambina, quel tono lì lo usi soltanto coi tuoi amici, va bene? Perché altrimenti io sono anche capace di prenderti a sberle qui davanti a tutti, è chiaro? Ci metto poco io! Cosa credi di far paura a me questa qui? Figuratevi! Ha 2 minuti di tempo per rispondere. Subito, cominciamo subito. Allora ragazzi, cos'è che avete da rimproverare a noi mamme? Tutto! Quando uno dice tutto è come dicesse niente. Ma già io lo so benissimo perché voi vi lamentate. Per posa, per fare gli anticonformisti, ma quali anticonformisti? Ma per amor del cielo! A proposito di alimentazione, adesso voi per sentirvi più inseriti nella Beat Generation avete il pallino del pasto all'americana e noi mamme cretine per accontentarvi a lei che vi prepariamo la colazione a base di popcorn, cornflake, corned beef, un'incornata generale, insomma. Sì. E il risultato qual è? Che dopo 2 cucchiaiate non mangiate più e se non vi si prepara un bel piatto di rigatoni grande così non siete contenti? Il guaio è che vi abbiamo levato troppo bene, vi abbiamo coccolato, vi abbiamo viziato, è vero, è vero. Vi abbiamo cresciuto col guanto di velluto ma senza il pugno di ferro dentro come si faceva una volta e così voi non ci rispettate più come dovreste. Ma lo sapete che noi quando vedevamo nostro padre gli davamo del voi, gli facevamo l'inchino e lo chiamavamo babbo. Altri tempi. E adesso voi come lo chiamate? Papi, papone o addirittura pa. Ha ragione quel mio amico che stanco di non ottenere niente con le buone ha cominciato a prendere a sberle il suo ragazzo e da quel momento quando suo figlio lo vede gli dà del voi, gli fa l'inchino e lo chiama babbo. Guardi signora che il tempo sta per finire. Tu sta zitta che ti arriva una sberla che ti rintrona anche il casco. E poi è ora di finirla, di fare il doppio gioco. Ma chi è che fa il doppio gioco? Voi! Voi che fate tanto il di più con i genitori e poi se non ricorrete a loro ogni momento non sapete che pesci prendere. Tutto questo perché? Perché non siete genuini. Hai voglia a mettervi minigonne, giacchettine di pelle, siete sempre figli di mamma. Questo lo dice lei però. Eh già, lo dico io, te lo confermo e te lo dimostro anche. Guarda, l'Italia è invasa da capelloni che arrivano da tutte le parti, dall'Inghilterra, dalla Svezia, dalla Norvegia, da casa del diavolo con l'autostop. Voi... Se vostra madre non vi dà i soldi del tram, non arrivate neanche a Cinisello Balsamo. Signora, voi incolpate noi ragazzi di essere troppo incostanti in amore. E perché? Non è vero? Forse sì, ma cosa vuol dire? Se a un certo punto un ragazzo non ci piace più, perché dobbiamo tenerlo a tutti i costi? Ma scusi, lei è fidanzata? No. Cara, cerchi di stare più leggera col pasto della sera, altrimenti le sue notti saranno piene di incubi.